Bene, 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 bentornati nella casa Disagio. Oggi facciamo una ricetta tipica dell'estate. Sta arrivando il caldo, quindi facciamo i pizzoccheri. Allora, come si fa a fare i pizzoccheri? È facile, rompi. Io di solito vado da Johnny e me li fa lui. Adesso non potevo, quindi ho iniziato a rompere i baroni a tutti i miei amici valtellinesi. Come si fanno, come non si fanno, mi hanno spiegato un po'. E la situazione è questa: ci vogliono i pizzoccheri, quelli già fatti, scaduti da un anno, se no la prossima volta li facciamo. Il burro, tanto burro, salvia, aglio, che facciamo andare assieme, patata, sempre la patata, una a testa, calcolate, 25 grammi di burro, formaggio casera, buono, dalla Valtellina, 40 grammi a testa, poi ci vuole verza, e coste 120, una foglia a testa, innaffiare con Sassella 2007, può già guidare il motorino, è minorenne, però va bene, va bene. Poi per concludere avremo un ottimo dolce con il braulio, questo lo vediamo dopo. Ora abbiamo messo sull'acqua, sta quasi per bollire, poi potete buttare la roba prima. Patate tagliate, via, sdeg, non vi ustionate. Verdure, mettete qua 5 minuti e poi mettiamo i pizzoccheri. Nel frattempo iniziamo la parte più unta, più buona, più colesterosa, unta come i miei capelli. Il burro, preso e scolato per bene. Sdeg, un buon quantitativo, perché poi queste cose qua rimangono un pochino all'interno, devono essere facilitate nell'espulsione. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti. Accendiamo il fuocherino e piano piano ci buttiamo sopra una buona salvia. Questa è buona, questa è salva buona. L'ho presa dall'orto, ci sono tutti i pesticidi delle campagne che vengono concimate con i fanghi chimici. Aglio, uno spicchiettino pastorizzato, buono. E piano piano facciamo fondere questo concentrato di benessere e ci concentriamo sull'altra parte del colesterolo. Questo è casera, DOPPGG, CGL, Cisle Will, buono, che è lì da un paio di mesi. Abbiamo detto 40.000 grammi, 40 grammi a testa. Noi siamo in quattro, questa parte qui la togliamo, la mangiamo, facciamo quello che vogliamo. Tagliamo a pezzettini. Eccola, minchia, mi sento molto chef Rubio Giorgione, Orto e Cucina, voglio la sua panza soprattutto. Ok, boh, ci vediamo dopo. Passati 5 minuti, schiaffiamo dentro i nostri pizzoccheri, li rovesciamo per bene in tutta la cucina, che non c'è problema, facciamo danni. E nel frattempo ammiriamo il nostro burro che sta fondendo. Guarda, bla 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 bla, quello è il sapore della felicità, è il rumore della felicità. Tanto qua cuoce, tempo di cottura ai pizzoccheri e poi assembliamo. Nel frattempo che tutto cuoce, noi assaggiamo questo vino che l'abbiamo lasciato aperto un'ora e mezza. Va che bel colore. Questo è tutto nebbiolino, eh. Vediamo. In teoria dovremmo aspettare, però tanto lo tagliamo, sì, questi effetti scemici. Che mazzata. Bombe a mano tirate così alle fini di cosa. Vabbè, e nel frattempo si è cotto tutto e noi dobbiamo prima di tutto spegnere, l'avevo già fatto prima, prendere questo arnese che è la cazza furata, come dicono i valtellinesi, la cassulera come dicono qua, scolare bene, fare un primo strato di dolci pizzoccheri e patate. Lascia, ma che bellezza,
Questi li digeriremo più o meno tra 2 o 3 giorni, perché tanto va bene. Quindi, primo strato. Secondo strato formaggioso, bello, schifoso, fescioso, come dicevano i miei amici valtellinesi. Grazie Nadia, grazie Paolo per le ricette, grazie Johnny che non me le hai fatti tu, e grazie a Graziella, anche quell'altro che nominiamo dopo. Poi, sua maestà, il burro. Il burro. Giulia, ti lo ricordi il burro? Quando Johnny ci faceva le quintalate di burro, pochino di burro e via. Poi si prosegue, secondo strato. Come giocare a Jenga? Solo che al contrario. Si gioca a fare schifo stasera. Che bellezza. Che bellezza. Scola, 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 scola. E via, intanto si fonde. Ecco, secondo strato, via, 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 secondo strato di goduria, di violenza, tanto col calore loro si fonderanno, ci vuole ancora un albeder, guardalo che bello, guardalo, è diretto nelle nostre carotidi, le coronarie, grazie, 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 poco aglio perché tanto qui si fa ahare, come dicono i miei amici di Siena. Ciao Cittoni. Bene. Ma quanti ne ho fatti? Troppi. E avanzeranno. Domani, dopodomani, al lavoro, scaldati. Non sempre bene. Via, l'ultimo stratino. Via, via, via. Via, via. Se avete altro formaggio, questo qua è bello tosto, eh? Se avete dell'altro formaggio da grattugiarci sopra, andate. Eccolo qua. Poi l'ultimo passaggio io glielo faccio fare in forno, perché così continua a fondere bene il burro. Madonna, quanto burro. Le analisi del sangue le ho fatte l'altro giorno, sono tutto a posto. Va bene, ultima passata in forno e adesso è il momento di uscire i pizzoccheri dal forno. Giustamente senza ustionarsi, senza perdere tutto. Eccola. Forse poteva metterci più burro, sai? Va bene, li mangiamo lo stesso. Facciamo una centina dopo. Guarda qua, cola tutto il burro. Burroso, burroso. Yes! Ma che bellezza. Ma che bellezza. Va bene, adesso si gode. Silenzio, parla il colesterolo. Addio. È stato bello. Siamo in 2 e ne mangeremo per 4. O no? Se volete un'aggiunta di pepe finale. E ci siamo. Ta-ra-ta. Eccolo qua. Guardalo, guardalo, guarda, l'avevo preparato prima, ma tu. Tac, 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 tac. Signori. Ci vediamo dopo per il dolce. C'è il Braulio, chissà cosa farò. Quindi, in 2 abbiamo fatto abbastanza schifo. E adesso siamo alla parte del dolce. E chi dolce sarà? Tanto c'è scritto nel titolo, è quello. Il sorbetto con il Braulio. Noi nel frattempo abbiamo bevuto anche un po' di ancora Valtellina, Nino Negri, gran bella cantina. Grazie, grazie, grazie. E allora, facciamo così. Questo non ci serve, lo spostiamo un attimino. Ieri, perché io sono previdente, ho messo a congelare del ghiaccio, no? Del latte. Quindi, cubetti di latte, via, 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 via. Qui non inquadriamo la marca del coso, perché questa ricetta qua mi è stata suggerita dalla Mara. La mia cara amica Mara, lei la fa col Bimby, io non ho il frullatore che scalda, quindi utilizzerò questo coso qua. Quindi adesso si frulla un po', poi si aggiunge un Braulio, quello che c'è, e io ce lo picchio giù tutto. E voilà! Bello lui!
bello, 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 bello. E quindi adesso facciamo un effetto scelio, sei da ma, da ma tu. E cadue, vieni, 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 bebe, grande funari, grande, grande funari. Mo ci facciamo questo bel sorbettino. Come sarà, come sarà? Tac. I bicchieri scenici. Uno per me, uno per l'operatore, grande. Bello, bello, sempre più schifosa sta cosa. Allora, abbiamo prenotato le analisi del sangue, la coronarografia per domani. E se non vedete più neanche un video, sapete il perché. Cazzo, se, proprio senza fare apposta ho fatto la quantità giusta. Mi sento veramente un figo, oltre che uno scemo. Va bene, il livello alcolico è alto, il livello di unto dei miei capelli pure. Prego, prego, operatore, grazie, grazie mille. È stato un piacere. Buono, buono, mi piacciono le mie calze. Avocadi e ignoranza. Ciao.